Ciao a tutti, questo è un nuovo video riguardante gli esami, i voti, perché vedo che ci sono molti dubbi riguardante questo argomento, quindi sono qua per togliere ogni dubbio su questa cosa. Allora, in Inghilterra, o comunque Galles, Scozia, quei paesi lì, non ci sono le verifiche come in Italia, quindi interrogazioni, verifiche e voti si accumulano e poi c'è la media aritmetica alla fine dell'anno. Semplicemente c'è un esame a fine anno stile universitario, quindi tu ti studi, ti fai il tuo corso di studi e a fine anno c'è la verifica, c'è l'esame. Quindi questi esami di tutte le tue materie si concentrano negli ultimi due mesetti finali di scuola. Durante l'anno, quindi, voi vi domanderete, allora non ci sono verifiche durante l'anno? E infatti è esattamente così. Tu segui il tuo corso di studi, non devi tendenzialmente studiare niente, però in verità è meglio se studi, così ti porti avanti, per poi fare l'esame finale. Però, dato che non si è ancora in università, non è proprio così, nel senso che prima degli esami effettivi finali ci sono degli esami che sono a gennaio-dicembre, insomma a metà anno, che si chiamano mock exams, che sono degli esami non ufficiali, però diciamo una simulazione d'esame, ecco esattamente una simulazione d'esame, che non contano tanto, perché nel momento in cui in questi esami tu prendi C o B o C al posto di A non ti cambia niente, ma nel momento in cui prendi un'insufficienza, quindi prendi D o comunque più basso di C, il professore può scegliere di invitarti, ma sarebbe un invito costretto, ad abbandonare il corso di studi, perché il professore dice: tu sei arrivato a dicembre e non sei in grado di superare il tuo test, quindi hai preso un'insufficienza, secondo me non sarai neanche in grado di superare quello di fine anno, quindi per me non puoi più frequentare il mio corso. E quindi diciamo che, se vogliamo sintetizzare, ci sono due esami: quello finale, che è quello ufficiale, quello più importante di tutti, e poi c'è l'esame a dicembre, che si chiamano mock exam, che sono semplicemente simulazioni, quindi non vengono stampati sulla carta, ma se tu prendi un'insufficienza il professore può deciderti di toglierti dal corso di studi. Poi durante l'anno, nella maggior parte delle materie, i professori decidono di farti delle verifichine, ma queste verifiche non c'entrano, cioè non importa il voto di queste verifiche. Tu puoi prendere F, puoi prendere E, puoi prendere tutti, diciamo, i voti che vuoi, non importa. Queste verifiche il professore te le fa semplicemente per capire la classe, la sua classe a cui sta insegnando, a che livello è messa. Però se tu una volta, come ho detto, prendi F, una volta prendi A, non succede assolutamente nulla. Però in genere ci si prepara anche per queste verifiche poco importanti, perché tanto se non la studi troppo ti ritrovi a fine anno a doverla studiare. Quindi questo è tutto riguardante gli esami, i voti degli UK, ecco. Approfitto questo video in cui sto parlando di esami per rispondere anche alla domanda chiedendomi se io ho preso anche il diploma inglese. E il diploma inglese no, io non l'ho preso, perché il diploma si fa all'ultimo anno e io ho fatto il quarto anno all'estero, quindi sarebbe il dodicesimo anno. Si chiamano così year 1, year 2, year 3, no, year 1 non so se esiste, però comunque year 6, 7, 8, 9, 11 and so on. Quindi io ero nell'year 12 e quindi non c'è nessun diploma, soltanto la mia schedina finale. Il diploma serve a averlo, lo si fa l'ultimo anno, ovvero year 13. E quindi io ho fatto l'anno 12 e non ho il diploma. E niente, se avete domande fatele pure nei commenti che rispondo subito, e magari ci faccio anche un video se vedo che sono frequenti.
Spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!